quali sono le prospettive che può offrire una fiera come Fere per il contatto tra imprenditori e anche chi vuole diventare un nuovo imprenditore? Ma in queste fiere si possono trovare contatti generali, avere un'idea generale del mercato e quindi avere la possibilità di fare quello che si dice business matching, avere il primo contatto ad approfondire poi fuori fiera. Credo che un evento di questo genere però sia fruttuoso quando le aziende lo preparano prima e dopo abbiano un follow up serio a seguito, insomma. Qual è lo stato di salute del franchising nel settore dell'abbigliamento? Ma il franchising nel settore dell'abbigliamento è riuscito a tenere, diciamo, il mercato negli anni più bui. Gli ultimi dati che sono venuti fuori sono in leggerissima flessione in termini di occupazione, ma il settore comunque è in crescita e questo è stato un dato fenomenale perché tutto il comparto moda invece è calato notevolmente. Questo ha significato che di fatto il franchising era una filiera già molto più efficiente di quello che erano altre filiere sempre nel settore dell'abbigliamento. Quali sono gli obiettivi dell'azienda che rappresenta oggi qui in questa fiera? Hula Popken è un'azienda di nicchia, per cui l'idea è quella di aprire non tantissimi punti vendita in Italia, stiamo parlando di 30-40 nel giro di qualche anno, con affiliati molto specializzati. Siccome è un abbigliamento di nicchia dedicato al settore curvy, quindi abbiamo bisogno di affiliati molto specializzati dove il livello di servizio, insomma, siamo molto selettivi. Però il vantaggio è, lavorando in un settore di nicchia, che ed essendo leader europei di mercato, che la cosa, diciamo, quando apriamo vinciamo facile.